insieme a cantare l'inno del Giubileo del 2000, Jesus is my life. Sulle note di questa musica e sulla scia di un lunghissimo applauso rivolto al grande maestro Monsignor Frisina, si è concluso con successo lo scorso sabato 17 ottobre al Cineteatro Edoardo De Filippo lo spettacolo dedicato a San Francesco d'Assisi in occasione dei festeggiamenti che si sono svolti il 4 ottobre scorso con l'opera Il tesoro e la sposa. La serata organizzata dall'Associazione Spirito Francescano di Agropoli, presieduta da Germano Rizzo, e dall'amministrazione comunale nella persona del sindaco Franco Alfieri, che è anche presidente onorario dell'associazione, ha registrato un altissimo share di visualizzazioni sul sito Cilento Channel, emittente cilentana che ha ripreso l'intera serata in diretta televisiva e in streaming sul sito. Le visualizzazioni sono state effettuate dalla città di Roma, dagli Stati Uniti e da diverse parti d'Italia. Monsignor Marco Frisina, accompagnato dai tre solisti del coro della diocesi di Roma e la giovane orchestra Euterpe del Conservatorio di Stato Cimarosa, sezione distaccata a Vallo della Lucania, coordinata dalla dottoressa Santina De Vita e formati per l'occasione dal maestro Alessandro Schiavo, hanno saputo creare un'emozione unica con un'atmosfera musicale molto intensa e travolgente, dalle interpretazioni musicali dei solisti alla suggestione dei sottofondi del coro e del corale. Le composizioni di Monsignor Frisina sono state interpretate alla perfezione dai giovani ragazzi dell'orchestra, assorbiti dalla sua direzione. Una musica dolce, un modo bello di preghiera, ma allo stesso tempo il dolore, la gioia, l'urlo alla pace, la vocazione, la fede, il senso di umanità cristiana, la carità cristiana. Tutte sensazioni che Monsignor Frisina ha trasmesso al pubblico presente nel cineteatro e ai telespettatori che hanno seguito l'evento in diretta televisiva.